Amici, allora, come promesso, In attesa. sono quasi, sono le Le 4 e qualche 4. minuto, siamo in attesa di iniziare la visita guidata Allora, c'ho più latteria, buon aiuto. del piano. Siamo appena entrati e questo è quello che ci troviamo davanti. Guardate un po'. Tu cosa guardi? Io sto guardando quella cioccolata che gira Guarda qua da là. cosa c'è, le fave, guarda, Sì. il cioccolato. Cosa guardi? Le fave? Fave. Di? Cioccolato ovviamente. Di cacao. Anzi, questo Di non è cacao. cacao. Queste invece sono tagliate a metà. Ora capiremo Peccato, perché. peccato, ora ce lo spiegheranno perché. Buonissimo. Questo tour prevede una serie di immagini che vengono proiettate al muro in modo tale che voi possiate seguire la mia spiegazione e vedere anche tutte quelle fasi che le fave di cacao subiscono prima di arrivare in questo laboratorio. Intanto io mi presento, io sono Ludovica, lui è il mio collega Giovanni e durante tutta la spiegazione del processo di produzione del cioccolato, io sono solamente la narratrice, lui è il reale master cioccolatiere. Allora, io non so se abbiate già visto fuori, il nome di questo laboratorio è Fattorio. Fattorio significa appunto letteralmente un posto in cui qualcosa viene trasformato. In questo caso, nel nostro caso, ad essere frantumate la granella di fava di cacao. Noi infatti ereditiamo anche questa parola da una tradizione della famiglia Bonaiuto e la troviamo per la prima volta in un antico documento della famiglia Bonaiuto. È quello lì, è un testamento, è il testamento che il signor Francesco Ignazio Bonaiuto lascia al figlio per lasciare appunto a lui in eredità tutti quelli che lui nomina come ordegni, ovvero utensili appunto necessari per la macinatura della granella di fava di cacao e la produzione del cioccolato stesso. Come potete vedere lì in basso c'è il termine fattorio sottolineato. Tuttavia questo documento è datato 1854. Chiaramente questo laboratorio non è esattamente quello risalente al 1800, è il più nuovo, è stato inaugurato nel 2018 ed è dedicato alla produzione di una parte delle nostre barrette. Questa parte di barrette prende il nome di bean to bar, che significa appunto letteralmente dalla fava alla barretta, appunto perché chiunque produca cioccolato generalmente parte dalla massa di cacao. Adesso vedremo come viene prodotta, come viene generata la massa di cacao. Per ora prendete per buono questo, questa è massa di cacao nel suo stato solido. Non è un blocco di pietra. This is cocoa mass, this is not a block of stone. This is a real raw material. Appunto, noi non partiamo dalla massa di cacao per la produzione di queste fave, partiamo direttamente dalle fave non ancora tostate, questo vuol dire che seguiamo tutto il ciclo di produzione della barretta a partire dall'inizio. Inoltre la tipologia di fava di cui sto parlando è la migliore al mondo ed è la Criollo. E se guardate quelle tavolette di Intubar nel terzo scaffale a partire dal basso, quelle esatto con packaging marroncino, ogni barretta ha un nome differente, un timbro differente. Tutti quelli, infatti, sono i nomi di provenienza delle fave di cacao. Tutte provengono le fave dal Sud America. La tipologia è la medesima, è la Criollo, ma nonostante ogni barretta è prodotta con una stessa percentuale di massa di cacao, che è un 70%, e di zucchero, che è un 30%,
ogni barretta ha dei sapori differenti, perché il sapore della barretta dipende non solo dalla tipologia della fava, ma anche dalla provenienza della fava. Questo accade un po' anche per il mondo del vino, anche del caffè, e anche per il mondo del cioccolato. Ma a proposito del mondo del cioccolato, il tutto inizio da una pianta. La pianta in questione è l'albero di cacao. L'albero di cacao è una pianta tropicale, off topic, prendi un altro disegno. Ecco, you another one. Do you want it? Yes. Perfect. Ok. Allora, quindi è una pianta tropicale, motivo per cui non vi sono piantagioni di fave di cacao qui in Sicilia, se non che solamente il 3% del fiore dell'albero di cacao produce il frutto. Il frutto in questione è appunto la cavossa che ha appena disegnato Kate. Kate, could you show us your picture, please? No, Grace, Kate. Ho detto Grace? Ho detto Grace. Wow, ok, questa è la cavossa. Perfetto, bellissimo, brava. Thank you. Questa è la cavossa. La cavossa, come vi sta facendo vedere Kate, presenta i semi all'interno, semi che vengono estratti attraverso appunto il tagliare la cavossa a metà attraverso l'utilizzo del macete. Si estraggono i semi che sono appunto avvolti da questa gelatina biancastra che protegge i semi all'interno del frutto. Non appena il frutto viene aperto, inizia un processo spontaneo di fermentazione che continua all'interno di queste vasche che presentano delle aperture laterali che permettono alla coppa di fluire fuori giorno dopo giorno. Inoltre è necessario stoppare questo processo per chiaramente a fine di non far andare a male le fave. Difatti adesso avviene il processo dell'essiccazione. Il processo dell'essiccazione avviene esattamente in questo modo. Le fave vengono messe sotto il sole ad essiccare ed in realtà questa foto è stata scattata in una piccola località situata nel nord-est del Venezuela ed è chiamata Chuao, e proprio a Chuao è considerato esserci una delle piantagioni di fave di cacao più antiche del mondo. Chuao è una tipologia di fava, è la migliore al mondo, tra le migliori al mondo, è molto pregiata, è molto rara, è super aromatizzata, super speziata, è proprio una caratteristica di questa tipologia di fava che genera chiaramente una barretta al cioccolato strepitosa. Noi produciamo chiaramente parte delle nostre bean to bar attraverso l'utilizzo delle fave di cacao Chuao, tant'è che c'è un nome della nostra, una barretta bean to bar che prende il nome appunto Chuao. In generale le fave, una volta totalmente essiccate, dopo 10 giorni, 11 giorni, sono pronte per viaggiare, viaggiano all'interno di sacche di yuca e arrivano qui in questo laboratorio. Adesso noi siamo qui. Qual è la prima fase che facciamo? La prima fase che facciamo prende il nome di controllo qualità. In cosa consiste? Consiste nel prendere solamente un campione di fave di una determinata borsa e metterlo all'interno di questo utensile che si chiama ghigliottina. La ghigliottina ci permette di tagliare a metà le fave. In questo modo noi possiamo vedere la condizione interna della fava. Se va tutto bene, possiamo procedere con la fase successiva, che è quella della selezione. La fase della selezione, anche questa, viene effettuata manualmente. E appunto consiste nel raccogliere tutti quelli che sono materiali di scarto, come ad esempio delle fave non buone, oppure dei piccoli pezzetti di legno che spesso troviamo, quanto piuttosto delle foglie o dei piccoli pezzetti di pietra. Come sta facendo adesso Giovanni, lui ha raccolto questi materiali di scarto che adesso appunto metterà da parte. Della
tostatura è la fase più importante per il processo di produzione del cioccolato. È proprio grazie alla tostatura che le fave non solo fissano il loro colore marrone, ma guadagnano tutti quei sapori che noi assaporiamo nella nostra barretta di cioccolato. Allora, la fase della pelatura consiste nel separare la granella di fava di cacao dalla buccia della fava di cacao, come sta facendo vedere Giovanni. Noi ottenevamo la massa di cacao, che, come vi ho detto, ha una consistenza liquida, cremosa e doverosa. Non si ottiene dalla macinatura della granella mai una polvere. Perché? Perché la granella di fava di cacao è proprio composta da un 50% cacao e un 50% burro naturale di cacao. Grazie a questa grande quantità di grasso, di olio, di burro, composta appunto a composizione propria della granella, si ottiene la massa che ha quella texture, che ha quella consistenza. Chiaramente noi non utilizziamo più il metate. Noi adesso utilizziamo il mulino a pietra, questo qui più piccolo è per la dimostrazione, questo è quello reale che noi utilizziamo per la produzione del cioccolato. Chiaramente il mulino a pietra richiama letteralmente, pensevamente, il lavoro del metate, e grazie appunto a questa doppia rotazione interna, e grazie al fatto che comunque non viene aggiunto calore. Il calore difatti viene generato autonomamente dalla frizione delle ruote, per cui noi quello che otteniamo è esattamente la stessa cosa, è la massa di cacao in forma liquida. Quando io prima vi ho detto che questa è massa di cacao, questo è quello in forma solida. Il cioccolato ha una consistenza granulosa. Questo perché? Perché quello che noi applichiamo è la lavorazione a freddo. La lavorazione a freddo è esattamente quella azteca, perché noi utilizzavamo appunto un mezzo azteco. In cosa consiste la lavorazione a freddo? La lavorazione a freddo consiste nella appunto lavorazione del cioccolato ad una temperatura massima di 45 gradi. Per via di questa bassa temperatura di lavorazione, lo zucchero, una volta aggiunto, non si scioglie. Rimane fondamentalmente integrale, rimane in grani. Perché lo zucchero per sciogliersi necessita di una temperatura minima di 60 gradi, temperatura che il nostro cioccolato non raggiunge. Kate, pay attention here. This is chocolate, quindi questo cioccolato non è più massa di cacao perché abbiamo aggiunto lo zucchero. Ma quello ad essere davvero differente, buono, non usuale del nostro cioccolato, non è solo la consistenza, ma anche il sapore. Perché noi abbiamo un sapore più intenso, abbiamo un sapore molto vivo, e anche i valori nutrizionali non vanno a perdersi per via della lavorazione in freddo. Per cui il nostro cioccolato è quello che c'è di più vicino alla materia prima, che è la massa di cacao. Adesso vi faccio vedere uno step che prende il nome di battitura, or shaking in English, che è una delle nostre fasi più iconiche della lavorazione del nostro cioccolato, e vedremo dopo la fase della battitura un cambiamento sulla superficie delle nostre barrette. Quindi, prima della fase della battitura abbiamo una superficie granulosa, come potete vedere adesso. Successivamente vedremo un netto cambiamento. Sapreste dirmi il perché? Magari fare un'ipotesi?
una teoria. È stata levata tutta l'aria che c'era dentro. Scusa, è stata levata tutta l'aria che c'era dentro. Questo sì, è vero. Difatti quest'aria che c'era dentro è emersa in superficie attraverso bollicine. Lo zucchero che granulotto è sceso perché è più pesante. Anche, massa grassa. Anche, però sale un'altra cosa. Quello a salire è il burro naturale di cacao. La massa grassa. Esattamente. Okay. Allora, secondo voi, qui abbiamo innanzitutto due barrette differenti, non solo nella forma ma neanche nel colore. Quella a cambiare in realtà è la tipologia di massa di cacao presente che abbiamo utilizzato per la produzione delle nostre barrette. Nonostante questa qui, queste due barrette che sono più scure, potrebbero sembrare magari le più amare, quindi le due barrette che presentano più cacao, questo non è vero, perché il colore della barretta non dipende dalla quantità di cacao presente, quanto dalla tipologia e dalla provenienza del cacao utilizzato. In realtà qui abbiamo due barrette che sono le nostre due barrette al cioccolato fondente più dolci, sono le più zuccherate, queste sono un 50 cacao e un 50 zucchero. Qui abbiamo, nonostante il colore sia più chiaro, un cioccolato 100%, non c'è zucchero, è più chiaro semplicemente perché la tipologia di massa utilizzata è la Criollo, qui abbiamo la Forastero, in questo caso la provenienza è Chuao, quindi Venezuela, e in questo caso la provenienza è Ghana, quindi Africa. Due tipologie di massa differenti, due provenienze di massa differenti, due sapori differenti, due colori differenti. Al termine vi offriamo anche un pochettino, un goccio del nostro liquore al cioccolato che presenta un 17% di volume alcolico. Vi ringraziamo tanto per la vostra attenzione, vi do il vostro box. Grazie a te. Ovviamente noi abbiamo tutto questo. È venuto la voglia di cioccolato. Ora noi vi salutiamo e noi mangiamo e beviamo e vi ricordiamo di passare quando siete a Modica all'antica dolceria Bolle Dure. Of course. Ciao amici. Ciao.